Ho come la sensazione che i debiti, i problemi di soldi, ti sia tutto familiare. La situazione non è esattamente rosea, ma se può consolarti non hai ancora toccato il fondo. Non sei lontano, ma non ci sei ancora. Beh, questo mi rassicura moltissimo. Se volete beviamo qualcosa e facciamo due chiacchiere lì all'Alveare. Io vado. Offro io. È il minimo che possa fare. E poi l'Alveare è un bel posto ed è gratis. Offri tu, però è gratis. Esattamente. Le temperature raggiungeranno i 45 gradi entro... Mi dispiace, era una trappola. Magari siete venuti solo per una birra gratis. No, no, la birra non piace neanche a noi due. Scusa, posso averne due, per favore? È a offerta libera da 0 a 5 euro. Va bene, allora io donerò 0. Ho bisogno di una squadra forte e unita per delle operazioni un po' più rischiose. Perché hai rimesso la maglietta? Scusa, tu non l'hai tolta. Lo senti l'impatto? Sì, sì, lo sento. Bene. Ti servono soldi? Sì. Lascia, faccio io. Va tutto bene, signore? Vada, vada. Forza, forza, su! Ma allora? Quello lo avete fatto passare! Stiamo sensibilizzando l'opinione pubblica sulla crisi climatica. Fanno 20 euro. Sta scherzando? Spostatevi sulla destra, disperdetevi! Noi non scendiamo! Venite a prenderci! Lo so che c'è qualcosa tra me e te, ma non succederà nulla tra noi. Noi non scendiamo! Venite a prenderci! Non ho nessuna fretta. Posso aspettarti. Stiamo creando generazioni di iperconsumatori compulsivi. Vorrei lanciare un grido d'allarme. Obiettivo mia vita! Fermatevi! Sapete cosa ho regalato ai miei nipoti lo scorso Natale? Gli ho detto: miei cari, quest'anno vi offro tutta la mia stima e tutto il mio incoraggiamento. Eh sì, è forte. Sarebbe proprio bello passare il Natale con te. E anche economico. E anche economico.